The Black Level Accelerator aumenta il metabolismo velocemente. Usa il codice SHOWMELOVE per avere il 20% di sconto, valido solo oggi. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video vlog perché è domenica. Nello specifico è domenica. Nello specifico volevo fare tutta la bella figura, ma non so neanche che giorno è oggi. È domenica 21 luglio e sono le 14:56. Questo vlog oggi è iniziato un po' tardi, ma in realtà non dovevo vloggare, però poi mi è venuta voglia di vloggare, quindi sto vloggando. Lo dico già perché tanto me lo chiedete in tante. Sulle labbra indosso due prodotti, uno di MAC ed è la matita Strip Down, che adoro, e un gloss di Essence Nude. Uso poco i prodotti Essence, però mi piacciono. E nulla, oggi vlog di domenica. Io sono qui nella stanza dove ho i trucchi, ma adesso andrò in giardino, vi farò vedere a fare che cosa. Ah, sicuramente magari vi interessa. Allora, gli orecchini sono di Swarovski e sono un regalo. La collana è con tutte queste stelline oro, è di Sofil e mi è stata inviata l'anno scorso. Gli anelli, questi sono uno di questo qui è carinissimo perché ha tipo l'accettino e si lega così. Poi qua ho un orsacchiotto in oro. Qua invece ho sempre un anello Swarovski che non so se riuscite a vedere. Lo smalto invece è Chanel ed è il Pirate, il numero 10 se non sbaglio, è il rosso classico di Chanel. E nulla, ora vado fuori, vi faccio vedere che cosa farò. Forse volete vedere anche l'outfit, non lo so. Allora, l'outfit è un outfit da casa, dei pantaloncini neri e un crop top nero, cosiddetto Yeah. Questo vecchissimo, è di Terranova, ma non l'ho mai messo. E ai piedi ho le mie Infradito, che sono le Havaianas. Le Havaianas, che peraltro Brio, il mio cane, mi ha mangiato, però sono riuscita a riparare perché ero troppo affezionata con l'infradito. Ce l'ho da tantissimo tempo e non si rompono mai, quindi ok. E nulla. Ok, ora parto piano perché sono in giardino e voglio leggere un po'. In realtà perché non lo faccio praticamente mai. E il libro che sto leggendo è questo qui, che in realtà Ex and the City ti ha lasciato, ringrazialo, però in realtà a me non serve, nel senso che l'ho trovato in casa così a random, penso l'abbia comprato mia sorella e quindi mi sono messa a leggerlo per vedere che cosa dice, perché voglio vedere che consigli dà, anche se in realtà non mi serve in questo momento, però vabbè. E nulla, quindi leggerò questo libro. E ho trovato questa matita che è carinissima, me l'hanno regalata delle mie amiche ed è tipo una corona con una perla. Troppo carina. E volevo farvela vedere così. Qui sotto c'è Brio, me lo faccio vedere perché non riesco mai. Brio, fatti vedere. Ma hai sempre sonno. Ah. Ok. Quindi nulla, io vado a leggere. Dopo farò il bagno in piscina, che è di qua, vi faccio vedere. È pieno di api, bisogna stare attenti. Ecco qui, c'è anche il fenicottero, ve lo ricordate? Sì, ve lo ricorderete perché anche l'estate scorsa c'era il fenicottero. Ecco, questo è molto interessante. Questo lo leggo e poi ve lo riassumo. Perché ce lo siamo chieste tutte. Anche lui, Brio. Ok, sto rientrando e ho trovato una persona specialissima. Ecco a voi, Kiki. Ciao. Kiki deve fare una live, però è su Messenger di Facebook. Sto cercando la foto per la live. Allora, esatto, perché lei fa la live, perché io faccio il vlog, abbiamo una sola macchinetta di vlog. E in realtà, dopo aver letto il capitolo
non mi ricordo più il nome del capitolo, Dobbiamo parlare, si chiamava, mi è venuta una gran sete, mi sono ricordata che oggi ho bevuto solo 2 bicchieri d'acqua, io ne bevo sempre 8 al giorno, anche Chiara. E quindi ho detto vado a bere l'acqua. Tra l'altro io sono matta perché io conto l'acqua. Mettimi a fuoco. Io conto Tu l'acqua. sei matta. Ma dove vai? Ti stai mettendo a piangere? Oggi facciamo il pane. Facciamo, io so come fare il pane in 2 minuti. Sì, stavo dicendo, adesso vado a bere un po' di acqua perché appunto oggi ho bevuto poco, una sete assurda. Poi Chiara fa la live, mettiamo il costume, facciamo il bagno. Mi si vede la pancia, non so più come coprirla, la smettila. Vabbè, facciamo il bagno in piscina e poi dopo andiamo a fare il pane. E poi Chiara non so che altri video vuole fare. Comunque, verso la fine di questo video vi dirò una decisione che ho preso, come avrete letto dal titolo, e vi spiegherò le motivazioni. Qualcuno di voi già sa, qualcuno non sa. Nel frattempo, Brio, poverino, è morto. No, non è morto. Non ci sei. Nel frattempo, Brio ha deciso di fare la nanna. E aveva molto caldo, sta dormendo. Come vedete ha gli occhietti chiusi, però è patatotto. Chiara sta appunto iniziando la sua live, quindi siamo contentissime. E allora, quando andrà online questo video, la live di Chiara sarà già stata fatta. Però il canale è Chiara Monique. E oggi è un anno che Penny è qui con noi a casa. Penny è l'altro mio cane, quello nero, che poi vi farò vedere oggi. Perché siccome lei ama il pane, le faremo il pane fatto in casa e così almeno può mangiarselo. Perché mi fido meglio a sapere quello che ho messo nel pane Ma ha io. sbagliato Penny, dov'è? Non ho sbagliato, Brio. Chiara è pronta per fare la live, mi preparo con voi. Si prepara con noi. E intanto io vado a bermi l'acqua perché sennò muoio. Questi orecchini mi piacciono sempre di più. Ah, ho dimenticato di dirvi che il braccialetto è di Guess, però non si vedeva mai. Sì, si vede. Guarda che Penny che piange. Vado a cercare il cane. Abbiamo perso. Penny! Non arriva. Noi andiamo a berci l'acqua perché io ho sete. Qua c'è un disordine perché stiamo facendo le pulizie. Qua siamo in taverna. E sarà pesi, sarà attrezzi. Acqua, finalmente abbiamo l'acqua, bevo questa qui e mi serve un bicchiere però per bere la mia acqua. So che è un po' buio però io sono in taverna. Qua c'è il pallone da squat comunque. Ragazzi, non trovo il bicchiere per l'acqua, sto sperando, ok? Usiamo. Sapete la mia fissa per il rosa, vero? Questo è un bicchiere per l'acqua. Io so che potrei berla da qua, ma siccome voglio contare i bicchieri d'acqua, la metto nel bicchiere. Anche se avessi un bicchiere normale sarebbe molto meglio perché questo qui ha una misura diversa dagli altri, quindi ne berrei di più, ma in realtà dovrei berne di meno. Però i bicchieri io ieri li ho visti, qua c'è la taverna. Poi volevo dirvi una cosa. Ho iniziato a ordinare i surgelati da quel brand Bifrost. Sono strabuoni, costano un botto, ma sono buoni. E lunedì mi arrivano le ciambelle e le ciambelline, quelle tipo che fanno anche al bar, e i croissant. Croissant si dice tipo le brioche, che io adoro, adoro, adoro. Infatti ho deciso appunto di ma mi metto a fuoco di prendere perché sono strabuoni. Costano un po', ma sono troppo buoni. Ragazzi, consiglio anche a voi 8 bicchieri al giorno, soprattutto se dovete perdere peso, 8 bicchieri. Farete un sacco di pipì, però mi assicuro che aiuterà molto. Del mio pane fatto in casa. Ciao! Del mio pane fatto in casa perché lei adora il pane. A dire al nostro medico di per favore fare questa segnalazione. E sei nel mio vlog, siete tutti nel mio vlog. Ciao. Sono pronta per andare in piscina, come vi ho detto prima. Ho qui il mio asciugamano, non mi faccio vedere troppo per una questione di norme di YouTube, però
saranno in piscina. Ecco, ora con la luce accesa si vede decisamente di più. Ok, sono andata a fare il bagno in piscina, come ho detto, ho tolto tutti gli anelli perché appunto altrimenti ho paura che si rovinino, ho tenuto soltanto la collana e gli orecchini perché tanto non credo di andare sotto con la faccia. E nulla, ora vado. Tu niente piscina. Di là, ascolta. Arrivo. La sei sui piedi. Eccoci, siamo usciti dalla piscina. Dice anche Chiara. E tra poco andiamo a fare il pane. Non fate come me, mettete gli occhiali da sole. Che a parte non vedere niente. Mi verranno le rughette sotto agli occhi. Brio sta giocando. Non se lo vedete. La lucertola se n'è andata, amore. Dove è andata? Dove sei finito? Brio, ma dov'è? Ok. È in una pianta. È in una pianta, andiamo a fare il pane. Allora ragazzi, scusate, sono ancora in bikini, Chiara è più vestita di me. Ciao. Però ora sceglieremo la ricetta del pane fatto in casa. Io non so cucinare tanto bene, però ci proveremo. E Chiara sta cercando una ricetta. Poi fateci sapere la vostra ricetta, se vostra mamma, vostra nonna, vostra zia fa il pane in casa, fatecelo sapere. Noi abbiamo la macchinetta del pane, quindi dovrebbe essere il tutto un po' più semplice. Però non lo so perché non l'abbiamo ancora fatto. Mia nonna ha detto che potrei farcela. Se l'ha detto nonna posso crederci, ma non ne sono così convinta. Ok, partiamo a fare il pane. Io utilizzo la macchina della Blue Sky, questa qui. Utilizzo questa macchina qui, ci vogliono 3 ore e 10 ed è molto semplice e molto intuitivo. Ci sono anche appunto le istruzioni che sta leggendo simpaticamente mia sorella Chiara, quindi useremo questa macchina, così è anche molto più semplice. Qua abbiamo Brio come fantastico assistente e anche un libro di ricette nel caso. Comunque la ricetta del pane la vedrete sul canale di Chiara, giusto? Adesso andiamo a prendere la vlog, cioè la vlog, la... È già qua la reflex. Ok. Comunque gli ingredienti per il pane base sono questi con queste dosi. Quindi sembrerebbe tutto molto molto semplice, poi sporco di caffè e sembrerebbe semplice. Magari possiamo anche fare poi successivamente la ricetta. Dura 3 ore, quindi ci vediamo più tardi per appunto vedere poi varie news. Ok, stiamo aspettando 2 ore e 30 che finica. Stiamo aspettando 2 ore e 30 perché deve finire di cuocere il pane nella nostra macchina. Poi troverete la ricetta sul suo canale. E dopo vi farò vedere che cosa è uscito. Penny! Vuoi giocare a palla? Eccoli liberi di correre e di fare tutte le loro cose. Ho sbagliato a farmi il ciuffo. Stiamo aspettando che sia pronto il pane e la cena. Non ho capito. Dai! Chiara vuole picchi. Non mi tirare l'erba addosso. Andiamo Penny. Vi superi sempre tutti. Ok ragazzi, è sera, non ho neanche più gli orecchini e non vi ho ancora fatto vedere il pane perché sta mettendo di più a cuocere, quindi lo vedremo più tardi. Ora mi strucco e mi sa che tra poco vado a letto perché sono stra stanca e lavo anche i denti prima e nulla. Anzi, faccio vedere che cosa uso per la skincare. Prima però lavo i denti. Ok, solitamente sono questi i prodotti che uso per struccarmi. Questo qui è il detergente che uso per il viso perché ho bisogno di qualcosa di ultra delicato per pelli sensibili. Io utilizzo questo, che in realtà è anche un sapone. Poi per struccarmi tutto il viso utilizzo questo qui che è di Nivea ed è un 2-in-1 latte detergente tonico. Come tonico utilizzo quest'acqua di rose di Pixi, no, quest'acqua di rose di Wet n Wild, che è il Rose Toner.
ed era la collezione limitata Riberl Rose. Come siero questo qui di Biotherm, che deve mettermi a fuoco, è molto valido. Come contorno occhi, metto qua al contrario perché è quasi finito, se no non scende. Questo qui che è di Revolve Beauty, Evolve scusa, e come, e come crema notte, questa crema di Bianca Amore, che in realtà è una crema viso e notte, spero di non aver rotto niente. Questi sono i prodotti che utilizzo per lo struccaggio e per la detersione. E appunto adesso vado a struccarmi. Però prima di andarmi a struccare vi saluto perché sarei in condizioni troppo pietose. Anche se fatemi sapere se vi piacerebbe vedere... Aiuto, mettimi a fuoco. Se vi piacerebbe vedere un video dove mi strucco insieme a voi, tanto posso tranquillamente farlo. Io vi saluto, vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che video volete vedere e se volete il video personalizzato di slime o di altri video, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, attivate le notifiche e lasciate appunto un commentino. Buonanotte!